benvenuti a tutti, benvenuti a quella che vogliamo sia una festa della scuola e una festa della cultura. E ringraziamo anche il Festival delle Generazioni perché con Francesca Zaffino già dall'anno scorso avevamo scelto questo tema della Costituzione e della cittadinanza, perché crediamo che sia un tema che soprattutto le giovani generazioni, come voi siete, debbano in qualche modo affrontare per avere gli strumenti per essere liberi. Io sono Michele Brai e insieme a Giovanni Maria Borghi teniamo un ciclo di lezioni sul tema della cittadinanza e della Costituzione all'interno del progetto Ti Leggo. In degli incontri tenuti con il liceo classico e con il liceo scientifico abbiamo approfondito il rapporto fra cittadinanza e Costituzione, come la conoscenza della cittadinanza sia un elemento imprescindibile per esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. E i temi che abbiamo scelto di trattare sono 6 e partiremo dal tema della cittadinanza attiva. Il male maggiore della società è l'egoismo. Essendo umani, avendo la capacità e i mezzi adatti ad isolarci, dissociando il nostro bene da quello altrui, non facciamo altro che essere un groviglio di persone piuttosto che una nazione. Continuiamo a pensare come fiori con la presunzione di illuderci di non essere nel campo in cui deramiamo le radici. Pensiamo di non aver neanche bisogno, noi, di un campo in cui stare. Il voto è un diritto e anche un dovere civico. Però non è sanzionabile il non voto. Perciò non sarebbe lecito biasimare coloro che si astengono da un giudizio politico. Dal momento che votare è un diritto, lo è anche il non votare. Ogni cittadino è libero di compiere questo atto, corretto secondo la legge italiana, andando però a scontrarsi contro il dovere civico. Io ho 17 anni e probabilmente non so niente di politica, di cittadinanza o di Costituzione. Ho 17 anni e quando vado all'estero mi vanto del mio paese e della mia gente. Ho 17 anni e non posso permettermi di essere pessimista nei confronti delle istituzioni. In fondo al mio cuore credo nell'Italia e nella democrazia. Diritto, dal vocabolario Treccani. Ciò che è giusto o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto. Come appartenente cioè o improntato a quel complesso di principi morali che regolano i rapporti tra gli uomini uniti in società. Per rispondere alla domanda di apertura del testo, questi principi non risultano giusti nella realtà, poiché nel mondo capitalistico in cui viviamo oggi, chi ha il potere lo sfrutta non per il bene comune, ma principalmente per quello personale. Chi ha il denaro è nettamente avvantaggiato, in quanto con questo può facilmente condizionare gli altri. Importante è che ciascuna donna e uomo sia consapevole dei propri diritti, conosca le leggi, le utilizzi e le rispetti, e infine si impegni sempre a migliorarle. Fondamentale è far rivivere i valori che le donne hanno seminato e fatto crescere nella storia del nostro paese, anche per le generazioni future. Abbiamo visto, leggendo i vostri saggi, che siete riusciti a capire alcune relazioni, alcune contraddizioni che animano il diritto, ma che non stanno in superficie, no? Soltanto a una lettura approfondita si comprendono. Ma credo che più che quello che posso dirvi io oggi, parlino i saggi che adesso siete chiamati a leggere. Libertà, da vocabolario Treccani. Lo stato di chi non è soggetto al dominio o all'autorità altrui, che ha facoltà di agire a suo arbitrio, senza subire una coazione esterna che ne limiti materialmente e moralmente la volontà e i movimenti. Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né libertà né sicurezza. Così scrisse Benjamin Franklin nel 1776, alludendo ad un tema oggi più vivo che mai: il rapporto tra libertà e sicurezza. Si tratta di un equilibrio delicato, quasi precario, basato sulla sottile complementarietà tra due fra i più importanti diritti difesi inviolabilmente dalle costituzioni occidentali. È proprio nell'era di Internet, infatti, che, mentre i cittadini iniziano a sentire la necessità della privacy e a essere più sensibilizzati riguardo all'argomento, tale diritto è più a rischio di quanto non lo sia mai stato.
Questo confine tra laicità e religione, uguaglianza e diversità, è talmente sottile, indefinito e indefinibile che il dibattito continua ancora oggi. L'unica speranza è che col tempo si possa trovare il giusto equilibrio, non solo in Francia, ma anche in paesi come l'Italia. Ad oggi però sono molte le questioni aperte in cui i principi di libertà religiosa e laicità dello Stato entrano in contrasto tra loro e con la tradizione. Una di queste è la legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. La presenza di un chiaro simbolo di una religione all'interno di un edificio con funzioni pubbliche rappresenta infatti una violazione del principio di laicità dello Stato, perché non si dimostra neutro nei confronti delle altre confessioni. Inoltre, non si può nemmeno dichiarare che il velo islamico violi apertamente un qualche diritto individuale o una qualche legge, se non che alcuni stati europei, la Francia in primis, prevedono una legge contraria al volto coperto in pubblico e quindi a veli molto coperti come il niqab e il burqa per ragioni di sicurezza. Attualmente il cambiamento della comune sensibilità in merito, dovuto in modo particolare ai più frequenti incontri tra culture, basti pensare al fenomeno dell'immigrazione, ha permesso che la diversità sia vista oggi non più come un disvalore, bensì come un'opportunità per il patrimonio culturale della nazione. Operare sulla promozione dei beni sociali e culturali ha un'innegabile ricaduta sulla formazione culturale del singolo. Come emerge anche dal discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel maggio 2003, sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in funzione della cultura dei cittadini. Il 4 dicembre 2016 l'Italia andrà a votare al referendum per la riforma della Costituzione. I motivi di questo grande cambiamento che potrebbe sconvolgere il futuro del nostro Paese sono principalmente due: il risparmio e la semplificazione del potere legislativo. In sostanza, votare sì al referendum porterebbe al superamento del bicameralismo perfetto e quindi alla fine della stagnazione politica del Paese, alla garanzia di governabilità mettendo fine al trend dei repentini e numerosissimi cambi di governo e a una riduzione dei costi della politica insieme a uno snellimento burocratico. Quindi, perché no? Ciò non toglie che la difesa della Costituzione, da chi la vuole snaturare per il proprio vantaggio, rimane un dovere, poiché tale modifica sarebbe una mossa reazionaria e antipopolare, che di fatto andrebbe a legittimare ed esplicitare contraddizioni già oggi presenti e che solo il popolo può sciogliere. Devo rinnovare i miei ringraziamenti ai ragazzi, sono stupita per la vostra lucidità, per la vostra intelligenza. Mi complimento innanzitutto con le insegnanti che hanno ancora una volta fatto un lavoro splendido, credo. E, ragazzi, siete stati davvero bravissimi, Michele e Giovanni lo sono stati altrettanto. Abbiamo cercato di fare un excursus in questo incontro di oggi a compimento del percorso già affrontato nelle classi, nel tentativo di andare a individuare e analizzare quelli che sono i punti centrali della Costituzione e in particolar modo nel tentativo di far capire ai ragazzi che la conoscenza della stessa è fondamentale per esercitare la cittadinanza, la propria cittadinanza, i propri diritti di cittadinanza in maniera attiva e consapevole. Volevo adesso darvi soltanto un piccolo segno affinché voi possiate ricordare anche questo progetto, questo lavoro che avete fatto.